Siamo nel Museo di Geologia e Paleontologia del Sistema Museale di Ateneo dell'Università di Firenze per sperimentare un servizio tecnologicamente molto avanzato di accessibilità museale. Brain Control Avatar è un robot di ultima generazione che ci è stato prestato nell'ambito dell'iniziativa UNIFI Include. Si tratta di un alter ego robotico che il visitatore può pilotare a casa dal proprio computer. I vantaggi rispetto a un tour virtuale o a un semplice video risiedono nella possibilità che il visitatore ha, attraverso l'alter ego, di muoversi nello spazio reale e di interagire con le persone che si trovano in quel momento nel museo. I nostri visitatori sono oggi due bambini del centro riabilitativo Dognocchi, Asia e Marco. Si tratta infatti di un servizio pensato per un pubblico impossibilitato a venire a trovarci in presenza, per esempio a causa di una disabilità motoria o perché è ricoverato in una struttura sanitaria. Potremmo dire che il nostro motto è: se il visitatore non può venire al museo, è il museo che va dal visitatore. Che cos'è secondo voi? Una moto? Quasi, ci sei andata molto molto vicina. Ma oggi impareremo quali altri proboscidati vivevano milioni di anni fa sulla Terra. Non solo il mammut, però ci sei andata vicino, è comunque un proboscidato, cioè un animale simile ad un elefante. Si chiama mastodonte. Ecco, già lo vedete, questo molto imponente, questo esemplare grandissimo. Potete anche alzare lo sguardo per vederlo meglio, eccolo! Vedete la prima cosa che vi faccio notare, visto che abbiamo parlato delle zanne del mastodonte, vi faccio notare invece le zanne del mammut. Come sono le zanne del mammut? Curve. Bravissima, sono curve, eh? Non sono diritte come quelle del mastodonte, sono curve.